Yu-Gi-Oh! Tutti duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi ragazzi siamo qui con il nuovo episodio del podcast A Questo Giro con Gianni Barone, che è riuscito ad arrivare in top 4 all'europeo di Yu-Gi-Oh! Che c'è stato settimana scorsa. Ovviamente però ragazzi, prima di iniziare vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Fantasia Store, il miglior negozio ragazzi per l'acquisto di tutti i vostri prodotti competitivi. Volete competere ai prossimi eventi che ci saranno nel corso del prossimo anno? Bene, avete i prodotti che vi servono lì. Quindi se volete supportarmi e avere un piccolo sconto, trovate il mio referral link e il codice sconto sempre qua sotto. Stessa cosa ragazzi per Darkstore, il miglior negozio ragazzi per l'acquisto di prodotto coreano e giapponese, Yugi e One Piece. Hanno anche i Funko, carte della Bandai, un po' un mix di tanta roba. Quindi ovviamente se volete anche qui un piccolo sconto, referral link e codice sconto sempre qua sotto. Detto questo, facciamolo entrare. Ciao Gianni, benvenuto sul canale. Prima di partire vorrei che ovviamente ti presentassi, ci raccontassi chi sei, se hai fatto altre top e se fai parte di qualche team. Ciao ragazzi, sono Gianni Barone, vengo da Napoli, faccio parte del team Cerbero, team che abbiamo creato io e un mio amico strettissimo che ringrazio tanto perché è molto importante per me, è Giuseppe Piserchi. Ho fatto diverse top in passato, nazionali, YCS, parecchi regio, anche se sono top minori. Ed è la prima top che mi porta al mondiale, è la prima top di questo livello, diciamo. Ai YCS mi sono fermato quasi sempre in 32, questa volta siamo riusciti ad arrivare in top 4. Beh, nel senso, io non ho mai visto ultimamente top di italiani all'europeo, quindi nel senso ci sta che è la prima, eh. Comunque, andiamo adesso al succo. Allora, parliamo del torneo. Com'è andata? Effettivamente, cosa è successo durante i vari turni? E anche che mazzi hai beccato? È andata molto bene, anche se non me l'aspettavo. Il mazzo mi ha aiutato tantissimo, sembrava avere una marcia in più su tutti. La mia svista è stata abbastanza normale per quello che avevo predetto. Ho preso 4 o 5 mazzi diversi, ma ripetizione. Ho preso tipo 3 snake, 3 Ritual Beast, 2 Runic Stun, 3 Tenpai, un Gimmick Cup Puppet, un Giro Match. E comunque questi 4 mazzi, forse ho visto un in più, un in meno. Ora non ricordo precisamente. Mi ricordo che turno 1 ho preso Ritual Beast. Ok. E ha fatto Protoss Fire, okay. G1. Io giocavo Yubel, quindi ho fatto no, ma Beacon Beast l'ho tikappato. E G2 si ha preso Nib in pratica. E, diciamo, Nib è stata una carta molto importante in questo torneo. Purtroppo turno 2 ho perso da Puppet al Time. Ok, Taif ti cappato o... No, è stato più che altro per un errore mio perché non conoscevo le carte, potevo giocarmela diversamente, non so se potevo vincere o strappare un pareggio. Sicuramente ho fatto un errore dimenticandomi della terreno e facendo un Nibiru in un momento sbagliato per togliermi il suo target, ma lui è comunque riuscito a spaccarmi un'altra carta. Cioè nel momento in cui lui fa effetto io faccio Nibiru per togliere il pezzo che ha targettato, però se lo facevo risolvere non andavo così, andavamo tipo pari a danni perché avevo fatto la cremosa e quindi potevo strappare un pareggio. Poi tutte win fino al penultimo turno del day 1. Ho preso Runic Stun varie volte, Tenpai che si è giocato con l'HT per il mio mazzo un buon matchup, diciamo la versione board breaker è quella più difficile perché se riesci a incastrare la mano puoi fare anche 3 Omni Negate, se lui ha 4 board breaker non ci puoi fare niente. Snake davvero il mazzo con cui è stato più facile giocare in assoluto, uno perché le interazioni di Yubel sono complicate e se non le conosci sbagli una giocata e ti proprio ho tikappato da un momento a un altro perché io ti tappo con la tua board a terra. Ok. Grazie a Pain e ai vari body che si spesavano, quindi è successo più di una volta che i miei avversari hanno tirato male l'interruzione e hanno perso da uno tikappa che è nato dal caso completamente, tipo una principessa che fa complex in un momento sbagliato finisce, io sono comunque nello spot, sono convinto che non può avere più Nibiru perché avendo Principessa a terra non lo può risolvere e semplicemente spammo body di Yubel e la partita finisce là. Più volte è successo nel corso del torneo, fine ad arrivare al 7-1 dove ho preso Julio, dove ho perso anche il top 4. Partita molto combattuta, andata al time, ma al G3 infatti, combo e senza shift io ero partito di Spooky Doppio e quindi io sono riuscito a non fargli la combo estesa, ma è senza shift in mezzo shift, shift era pesante da subire però puntavo a chiuderlo con Pain. Quando ha fatto Stent and Draw morto così. Beh, l'ultimo turno ho preso Melodius, ecco il mazzo che ma non c'è stata partita, ho perso anche il dado, però l'engine di Melodius sta troppo indietro come meccaniche sia i Fiendsmith che l'engine di Melodius.
Ok. Day 2 doveva vincerle per forza tutte. Day 2 doveva vincerle tutte. Poteva avere un jolly, però un jolly di un pareggio. Nel senso, potevo massimo pareggiare, se non ero fuori. E al primo turno ho beccato Snake, di nuovo 2-0, il mio miglior matchup di tutto il torneo. Poi ho preso due ritual di fila. Ok. E il game 1 ho sempre vinto, perché mi chiedevano quante carte avevo nel mazzo. 45, e andavano di protospy tutte le volte. Eccetto Julio in top. Tutti i ritual beast che ho preso hanno perso di uno per protospy. È stato divertentissimo. Va bene. E in top 4 ho preso Nash. Sì, ho visto che poi ha perso, poverino. Sì, ragazzo simpaticissimo, ragazzi davvero assurdo. Chi, se qualcuno non lo conosce da vicino, vi dico che da vicino è una persona incredibile, proprio umanamente. E è stata una partita combattutissima, l'ho perso perché sotto tempo non ha avuto la lucidità alzare Spirit in battle. Nel senso, lui a 2 minuti al time è andato in battle, la board piena, sperando che io non avessi Jubel, che io avevo una sola carta che lui non conoscesse, era Spirit. E dopo per lui è stato complicatissimo alzare quello Spirit, tanto che è finito il tempo quasi nel suo turno. In realtà io ho pescato, ma la partita era così compromessa che alla fine è passata una situazione di estremo vantaggio suo, e io che l'ho tickappato. Ok. Perché con Pain a terra gli aveva fatto Access Code per alzarmi le risorse, e quindi ho attaccato su Access Code. Sì. Diciamo che se c'erano 10 minuti in più vinceva lui, perché poteva giocare più calmo. Ok. In 32 ho preso Gimmick Puppet di nuovo. E però sapevo cosa facevano le carte, non c'è mai stata partita. In game addirittura me l'ha concesso perché non conosceva Pain. Aveva 10.000 danni a terra, doveva alzare Mulcracker, se no non poteva FDK, non poteva farmi danno da effetto con Mulcracker a terra. Mm-hmm. Perché tributavo i demoni e non riusciva a distruggere il mostro. Però entra in battle con Pain e io faccio: guarda, hai perso, cioè, hai 10.000 danni a terra, io ho Phantom a terra, mi dispiace. E G2 sì, sono divertentissimo. G2 gli faccio mulciarmi bestial sul l'Xyz da cimitero. Sì. E lui concede, non aveva più modo di starmi dietro. Top 16 becco un ragazzo francese, non so se è il campione nazionale o un ragazzo molto conosciuto francese, ma Ryan, persona simpatica, però G3 si è un po' scaldati gli animi, perché lui non ha visto HT, io stavo andando full combo e a un certo punto ha cercato di farmi perdere per voleva che prendesse game loss, perché avevo fatto Varuras con Yama a terra, no Yama, con Sharvar a terra. Ho fatto: guarda, scusa, mi sto andando veloce per il tempo, lo linko. Infatti il judge ha detto: vabbè, warning, continua a giocare. E dopodiché lui ha cominciato un po' a punzecchiarmi ogni giocata, a chiedermi se dichiarassi effetto o meno, per cercare di darmi un secondo game, un secondo warning per procedure sbagliate, per illegal play. Però a un certo punto ho detto: giro rivali, e non attivo più un effetto. Così io gli dico: guarda, giro rivali, faccio I not declare effect, tipo mai più. E la top 8 è stata una cosa incredibile, perché ho vinto 3-1. Ok, no, cioè in che senso ho vinto 3-1? Avete presente lo scoppio? No. Lo scoppio che succede in location. Ah, sì, ok. Ok, era la top 8. Lo scoppio, io il game state di mentre giocavo era che io avevo perso la prima, c'era G2 e io stavo odicappando. Scoppia questa cosa, i judge ci fanno fermare, poi a un certo punto la situazione degenera, il fumo, reputano che sia pericoloso, ci fanno altre. Ma le carte ce le fanno portare, quindi il game set è irrecuperabile. No. E ci fanno ricominciare da 0-1. Quindi teoricamente hai rischiato di perdere, perché... Che... Sì. Io vinco G3, ma G4 il mio avversario, che era Tenpai, vede una mano, ragazzi, che giuro, io lo guardo e faccio: mamma mia, che fortuna. Non proprio così, in mente mia penso peggio. Però lui parte partendo primo: Shifter, Magnamus, filtro di potere senza antimagia. Lui fa Shifter, Magnamus, filtro essenza, passa, aggiunge Genroku che non può speciale perché c'è il filtro, e qui fa il primo errore. Io pesco, setto mostro, setto spolverino, lui pesca e fa l'unica cosa che non deve fare, va di fretta, fa normal Genroku, fece la Phaidra, aggiunge la magia rapida, ben batto, picchio perché attiva la magia rapida, e io faccio: guarda che c'è essenza, se evocava Cundra avevo perso. Lui setta la magia rapida, io pesco, dichiaro in peso uno, gli giro quello spolverino con tutta la, passatemi il termine, cazzimma che avevo in corpo, e gli salto tutta la board e lui perde la predisposta. Praticamente si è autolockato da solo, di base. Sì, sì, sì. E si è autolockato e ha fatto due errori pesantissimi di fila. Sì. Diciamo che è stato punito dal karma, perché quando ci siamo riseduti, ha detto il judge: se il tuo avversario vuole congelarti la partita perché effettivamente avevi vinto, lui può farlo. Non l'ha fatto. E l'avversario ha risposto che non si ricordava niente.
Allora, quindi diciamo che il karma l'ha punito. Diciamo che eravate agli europei, lì c'hai avuto una possibilità per averci una partita extra. Non so quanti avrebbero deciso di mollarti la partita, eh. Non lo so. L'avresti fatto? Io non lo so, ti direi adesso no, però in questa situazione è complicato. Stare in quella situazione è complicato perché non puoi avere anche paura di dire il falso. Per esempio, io ho tanto paura di dire il falso e quindi in quel momento avrei potuto dire sì per evitare ripercussioni. Cioè, nel senso, la partita stava in questo modo, sì. Per voi è conclusa o non è conclusa? La mettevo su questa, cioè, su questa prospettiva. Dire completamente che non mi ricordo niente, cioè mentire così spudoratamente, non lo so. Se... Perché se dopo lì inizia a esserci la polemica e tutto il resto, poi se fa l'investigation, sì, rischi che veramente Konami ti sbatte fuori. E a quel punto dici, vabbè. Diciamo quindi che gli è andata bene. Lui se l'è rischiata e è riuscito ad avere una partita extra. Non l'ha saputa sfruttare. Però guarda il lato positivo, è stata incredibile. Hai dimostrato di essere veramente più forte di lui sul 3-1. Non ti dico la rabbia, ho finito il game. Perché si vede dalle immagini, non so se hai visto, che sono tesissimo prima di dargli la mano. Poi mi alzo con tutta la calma del mondo, esulto pochissimo davanti alle telecamere. Poi devo fare un'intervista, dico già, per favore dovete farmi fumare una sigaretta, e sono lì e ho urlato come un pazzo perché avevo tutta la tensione da scaricare, che non finiva mai quel match, davvero non finiva mai. No, perché è durato 2 ore. Cazzo. Tu immagina che stavi giocando 2 partite, ti fermi e devi restare concentrato perché poi devi riprendere a giocare. Sì. Devi riprendere a giocare e ti dicono che devi fare altre 2. Poi che ora e era? Non più una. Perché l'europeo poi è finito tardissimo. Sì, per questa volta sì, era tipo, abbiamo attaccato alle 6. Sì. Nel momento che si è bloccato tutto e abbiamo riattaccato alle 7. Ah, ok. Almeno un'ora c'è stato. Che poi la causa qual è stata? Cortocircuito. Penso che tra i vari condizionatori, tutte le attrezzature loro, poi non ti so dire precisamente cosa a causa del cortocircuito. Però c'è stato un cortocircuito, sistema elettrico. No, ma tanto l'hai visto, era uguale al nazionale. Lì era caldissimo perché era saltato io qualche giorno prima l'impianto di raffreddamento, quindi... Sì, anche se erano due situazioni diverse. Nel senso, l'hotel di Berlino era un hotel apposito. Cioè, lì fanno tantissime convenzioni. Sì. A livello europeo era enorme e quindi penso che era molto meno probabile che accadesse in quell'hotel perché sono molto molto organizzati. Infatti dopo è ripreso tutto, okay. Non hanno fatto giocare, ma la sala quando siamo rientrati sembrava che non fosse successo niente. Per sicurezza, okay. I side event non li hanno fatto giocare più, però la sala è stata ripristinata in un'ora. Ok, sì, si vede che sono tedeschi, sì, sono fortissimi. Allora è impassibile, come se non fosse successo niente, e lo staff. No, ma a livello di sicurezza com'erano? Poi mi dici l'ultima partita, no, che... A livello di sicurezza è assurdo. Diciamo c'è stato un caos all'inizio perché sono dovuti un attimo riunire e capire da farsi. Quindi c'erano tipo 2000 persone da far evacuare. Quindi la prima situazione è stata far evacuare. Poi loro si sono messi nella stanza dello spirito del tempo per capire da farsi. Dopodiché che sono passati circa mezz'ora, si sono confrontati penso con l'hotel, lo staff dell'hotel, e hanno messo tutti in sicurezza e ci hanno fatto tornare a giocare. Ti dico che ho giocato un'altra ora e mezza almeno ed era tranquillissimo. Cioè la top 8 e top 4 tranquillo nello stesso punto, sembrava che non fosse successo niente. Così si gestisce un evento, mettiamola così. Sì, sì. Bene, passiamo all'ultima partita, la nota dolente. Ok, allora la top 4, ti posso dire che avevo mollato la presa. Ok. Questo è sicuro. La top 4 sia perché la top 8 è durata infinito, sia perché sono andato al mondiale già dalla qualifica in top 4, e perché conoscevo il mio avversario, il mazzo che giocava. Mi sono non concentrato di meno, ma ero già contento. E il primo game lo vinco io, perdendo il dado. Entra un Nibiru risolutivissimo. Infatti non immaginavo di poter vincere quando riparto la combo. Se avevo solo un Nibiru e basta, io non so perché, fa l'unica combo che va sotto Nib. Ok. E perda quel Nib. Cioè, tiro Nib, mi fa passo, 2 giocate per mettere 2 Yubelotter e concede. G2 lui parte fortissimo. Parte full combo, extender, perdo 2 ore perma, shifter, gli fa Protoss Dark, mi distrugge proprio. Questa è una rea shifter, la Dimensional Fist, perché la Dimensional Fist lui riesce a fare Protoss Dark.
Sì, riesce a fare Protoss Dark e Fissure, non aveva Shifter perché se non poteva fare Protoss. Lui parte Shifter, full combo con l'Extender perché do già perma e mi fa Protoss Dark e mi distrugge. E G3 parto io, lui non giocava HT, non vede Shifter e qui nasce il problema del fatto che io il mazzo l'ho preso la sera prima dell'evento e non ricordavo tutte le line di combo. Sono andato per la line normale. Un secondo, hai fatto top 4 col mazzo preso il giorno prima e non conoscevi neanche tutte le line del mazzo? Conoscevo solo le interazioni forti. Okay. Le combo da YouTube, okay. No, andavo a sentimento. Vabbè. Allora, questa cosa è vera, ve lo giuro. C'è un ragazzo che fa parte del mio team, che è un mio amico strettissimo, che reputo di essere uno dei giocatori italiani più forti emergenti, che è Giuseppe Mincione. Non okay. So se conosci. No. Che sta facendo tantissime top. E lui giocava a Yuba, io giocavo Snake e ho testato solo contro di lui. E perdevo sempre, non riuscivo a capire perché perdevo. A un certo punto, riguardandomi i match su DB, era la sera, il giorno prima di partire. Io sono partito mercoledì alle 4 del mattino per arrivare a Monaco alle 6 e poi da Monaco a Berlino. Alle 2 del mattino stavo su DB, io faccio... No, Twitch, porto Yubel. Perché giocare Snake e perdere da... La mia avversaria a 2 HT o 2 partenze perdo, non posso girare in nessuna maniera, non mi va. E faccio, Mincio, mandami i replay e mi guardo le combo. Arrivo a Berlino con il mazzo... La lista è di Mincione, la lista non è mia, sì. Io non ho scelto neanche una carta di quella lista, io ho copia e incollato la sua lista. E sono arrivato a Berlino, non ho giocato fino all'evento perché era Berlino è stata una vacanza più torneo. Mi sono andato con la ragazza, mi sono fatto la vacanza, mi sono visto a Berlino. E diciamo questo patto, io mercoledì e giovedì non ho giocato. Mercoledì, giovedì non ho giocato, abbiamo visto Berlino, sì. E durante il main event io ricordavo la combo principale e le interazioni forti che Mincio mi aveva spiegato in questo spot. Fai questa interazione, è un'interazione che nessuno conosce, tipo il fatto che Yama quando reborn può anche spaccare carta e quindi tu ti sloccavi col Charvara e poi ti sloccavi stesso in dissoluzione della catena perché te lo spaccavi Yama che rebornava pezzo per chiudere Varudras. Sì. Quindi questa interazione un paio me l'aveva dette e siamo andati lì a sentimento e abbiamo imparato il mazzo mentre giocavamo il torneo. In top 4 io vedo la mano e ho una partenza in permanence con erano tipo due loro. Ho visto tipo due troni bestial che li avevo per avere extender in permanence e trappola ancine già pescata. Io non ricordavo la linea di combo che partendo da trono potevo chiudere tutta la full combo con due negazioni, quindi sono andato per quella normale. Mi sono beccato heavily matched eclipse full combo extender e ho perso. Ok. G3. Se invece avessi giocato il mazzo un giorno in più, sei riuscito a mettere anche Varudas e avrei vinto quel game. Vabbè, dai. Alla fine il tuo risultato che volevi l'hai portato a casa. Ti sei portato a casa la price card. Due. Che siccome due? Una è in top 32 e una in top 4. Ah, quindi c'hai due in Otherverse. Una già l'ho venduta. Ok, vabbè. A seconda più io. A posto. E quindi parte questo adesso. Col seno di poi, anche se un po' l'hai spiegato, cambieresti il mazzo o porteresti sempre Yubel? Porterei sempre Yubel. Per me era il mazzo più forte dell'evento, sia per il NAV che per l'euro. Fa strano un po', perché comunque le carte Yubel sono scese, come se effettivamente il mazzo non performasse così bene quanto il resto. Ha anche senso. Il mazzo non performa bene perché è complesso. Il discorso è un po' simile a Pureli. Pureli, okay. Puro quando uscì era un mazzo fortissimo, complesso da giocare. Il pool del giocatore medio non lo gioca, preferisce mazzi lineari come Snake. E il mazzo va scemando. Non sempre il mazzo più portato è il mazzo più forte. Questi vari meta l'abbiamo visto, sì. Accadere. E non sempre la gente ha il tempo, soprattutto in questo periodo 24, molto frenetico. Ha il tempo di testare tanto e testare anche bene. Cioè, io prendo Snake, devo fare l'euro, ho una settimana di resting perché ho una settimana di ferie, metto lì, imparo le combo, le interazioni, finisce. Gioco Yubel che devo fare tante scelte durante la combo, devo fare tante scelte quando vado secondo e non è Snash che porta Pioppo che porta Flamberga. Comincio a perdere, non ho il tempo per impararlo, boom, costa anche tanto, quindi non lo scelgo. Scelgo qualcosa di più sicuro. Ok. Sì, capisco il ragionamento. E ti dico che è la scelta giusta di Yubel, perché la gente non sa giocarci contro, né forti né giocatori normali, nessuno. Ridendo e scherzando, era lo stesso principio che è valso sia l'anno scorso che anche l'anno prima con Ricca. Di base,
mazzo difficile da giocare, sì. La gente dopo anni ancora non conosce come funziona, esatto. E ha vinto. È proprio quello, ma peggio secondo me, perché questa volta Uber Fansmith è stato creato per essere T1. Ok. O quantomeno al potenziale per essere T1, mentre Rick era un for fun e quindi aveva interazioni molto più incastrate. Uber Fansmith è semplicemente un combo T1 che ha in alcuni spot anche lineare, quindi non imparare Yubel è stata una leggerezza da parte dei giocatori. Ok, bene. Adesso andiamo a vedere un attimo la lista e se mi spieghi un attimo determinate scelte, anche se comunque la lista non l'hai fatta te, però se mi spieghi sia main, extra che side. Va bene, parto dalle utility, che come vedete sono in ordine qua tutte quante per prime. Abbiamo scelto di giocare 7 bestial, perché oltre a essere extender, erano traddavano con tutte le interruzioni del formato. Quando andavi contro Fansmith o Snake Eye, potevi scegliere di non far mettere la mascherina che portava SP, quindi tu eri sicuro di tirare un HT, e nell'headboard finale del tuo avversario non c'erano delle interazioni, non c'era il rimuovo 2 di SP. Stessa cosa valeva se tu volevi rimuovere sequenza, e quindi fare il concludere l'avversario senza l'interruzione di spiare. Inoltre le partite in cui partivi doppio bestial, che era Baldek Duisburm, con due carte avevi 4 interruzioni. Tu rimuovevi mascherina, rimuovevi Fansmith che si voleva rebornare, l'avversario tendenzialmente in quel spot aveva Selene nelle linee principali e non poteva o andava in Apollusa e sprecava due counter di Apollusa subito. Se lui faceva Apollusa, tu facevi Baldrake, tributo di Duisburm, lui nega di Apollusa, Duisburm ha cimitero la ghetta Apollusa, lui nega di Apollusa e gli è sbiancato Apollusa, oltre a non fargli mettere mascherena e dispiare. In più, nel mio turno, quando partivo prima era un extender. Okay. Era un extender perché io nelle mie linee di gioco faccio per ultimo i tiens. Così dopo che prendevo tutte le HT sugli altri reparti, se avevo bisogno di un body in più, mettevo a terra un bestial e mi permetteva a volte anche di mandare un nibiro al cimitero, un bestial dell'avversario perché giocavo 3 bruis mentre combavo. 3 Ash perché sono la carta più generica, un evento di 12 turni per me non puoi non giocare Ash, e statisticamente la carta che più incide in tornei lunghi. Doppio Veiler, tripla Perma per avere le combinazioni più forti con Nibiru, e Nibiru che secondo me in questo format è la carta più forte come utili. Praticamente tutti i mazzi e certi tempai prendono Nib, accompagnato o non accompagnato in determinate linee di gioco. I mazzi più forti alla fine sono stati Snake, tempai che ti accollavi di non tirare Nib ma era il tuo miglior matchup, Ritual Beast e Mirror Match, e in tutti i matchup, tutti questi matchup Nibiru era estremamente forte. Abbiamo giocato l'engine Fansmith completo, perché oltre ad andare into Fansmith ci potevamo permettere di andare into Yama, into Murkraker, into Caesar, quindi sono perfetti in questo mazzo, sembrano scritti apposta. E una considerazione che volevo fare, i 4 Yubel vengono considerati da un sacco di giocatori come pali, in realtà non è proprio così. Vedere un terrore incarnato non è come vedere un Flamberga, perché terrore incarnato può diventare un Phantom e quindi metti una colle della terra con i piedi, che se risolve ti fa anche da extender, quindi se lui dodge un HT, oltre a dodge un HT ti mette un altro body a terra. Quindi molte persone mi hanno criticato dicendo che Yubel non era un mazzo performante perché trova tanti pali. In realtà al contrario, pescare uno o anche due pali alla volta spesso ti facevano vincere le partite, che magari parte di Beconing Beast lo facevi normal e avevi il palo in mano e tu potevi mettere Phantom molto prima di come potevi metterlo nella combo normale. No, ma poi stai giocando a 45, non a 40, quindi di base il palo è, diciamo, più difficile di beccarlo in mano. Un conto dici giochi a 40, giochi Gamma e Omega, vabbè, il giallone lo becchi in mano sicuro, già 45. Anche se gioca a 50, te lo assicuro che il driver lo peschi anche se gioca a 50. Ah sì, no, cazzo dico Omega, sì, Omega il sincro. Dai, sì, driver. Comunque sì, hai ragione, l'idea è anche questa, ormai nello Yugi moderno 40 non ha più senso giocare i mazzi, 45 le statistiche di vedere le start diminuiscono pochissimo, mentre di vedersi il palo diminuiscono molto molto di più, nel senso che se a 40 hai l'80% di pescare uno start se ne giochi X e 20% di pescarti il palo, giocando a 45 passi a 75 la possibilità di vedere uno start, ma a 12 di quella di vedere il palo, che è molto più significativa. Quindi ormai penso che sia obsoleto giocare a 40, soprattutto nei mazzi combo. Sì. E come l'ultima parte, vabbè, le altre sono staple, 3 troni, 3 gate,
Kart, tre Loto. Avevamo deciso anche di non rispettare Droll perché il formato era scarso, quindi abbiamo giocato Terraforming. Abbiamo giocato uno Squirmer in più sia per il Gwang Second, sia perché non rispettando Droll molte line ne davi uno in più. E infatti una scelta premiata, perché non ho visto un Droll contro uno, non me l'hanno tirato. E infatti il gioco 3 per Decide, ma l'unica carta che avrei cambiato avrei messo Judgment. E Decide ho giocato le tre Spooky Dog, non tanto per il time, ma perché sono Jubel e vinco G1. G2, andare a tanti life points mi permette di avere tanti turni per giocare, e col tempo io sono molto più forte a risorse di questo mazzo nel formato, perché ti devi fare tanti meno in extra decimati dai Fensmith per alzarmi uno Spirit of Jubel, che mi spibla in battaglia. Io, se riesco a guadagnare turni, non hai più l'extra per togliermi le carte. Se ci fai caso, la gente non giocava neanche Access Code. Ok, capisco il punto, perché comunque, tanto non potendoti cappare perché c'è Spooky Dog, è inutile anche avere Access Code. Tanto anche l'abbiamo visto in finale, ha tirato Access Code e gli era rimasti 12.000 life points, sti cazzi, o c'ho un turno in più. Esatto, però questo poi portava che non potevi spaccare tipo i Spirit of Jubel. Io penso che Esteban, mi pare che l'ha detto anche nella sua profile, giocava alle Spirit per il mio stesso motivo: guadagnare un turno nei nostri mazzi è fondamentale, soprattutto giocando contro extra decimati, perché se la gente fa il ragionamento giustamente con Spirit of in formato Access inutile, dimenticandosi che un G2 a 30 minuti, se non hai Access non mi spacchi più niente, se non mi alzi il board che non può essere tutto in battaglia, non vinci. Sì. Tra l'altro, in game mi avessero crashato su uno Spirit of Uber che non riuscivo ad alzare più. E infatti sono state molto forti, mai vinto con Spirit of Real Time, ho vinto sempre per aver guadagnato turni per giocare. Ok, poi c'è un'altra carta dopo Spooky Dog, e per colpa tua e di altre persone non costa più 30 euro ma ne costa 45. Il suo prezzo reale doveva essere così dall'inizio. Ma sì, le stavo per prendere a 30, poi non l'ho più prese, adesso non le comprerò più. È sbagliato. Vabbè, comprerai le nuove. Sì, le vecchie quando escono quelle da rota. Esatto, queste qui torneranno a 20 euro quando escono le nuove. Allora, Mulcharmi è una carta fortissima, ragazzi. È Maxi C nerfato, cioè Maxi C giusto. Io la adoro come carta, sia quando me la fanno contro devi giocarti bene attorno, decidi quante carte vuoi far pescare al tuo avversario in ogni linea di gioco, con ogni mazzo, a meno che non sei Ritual Beast. E ha senso, perché se io posso fare una combo molto forte Going First, tu Going Second devi avere la possibilità o di farmi chiudere meno forte o di poter rispondere al mio gioco, perché se aumenti il power level del Going First deve essere aumentato anche il Going Second. E io Mulcharmi l'ho adorata per questo motivo, sia quando me l'hanno fatta contro, e molto, molto spesso sono riuscito a farlo partire con 4 carte in mano a rendere questa Mulcharmi in meno 1, sia quando le ho fatte io, perché pescare 1 o 2 carte poi mi hanno permesso di poter giocare contro la full combo del mio avversario. Quindi per me Mulcharmi è una carta giusta nel GD moderno, e molte volte sento parlare nelle banner prediction che torno meno max. L'idea delle Mulcharmi è molto meglio, anche perché se la situazione poi degenera che peschi troppe carte, c'è anche il non succede quasi mai, ma c'è anche il come si dice, subisci l'effetto secondario dove ti mischia la mano casualmente, quindi tu sei comunque devi comunque pescare un tot minimo di carte fisso, non puoi pescare più di tante carte. Noi in testing siamo resi conto che Mulcharmi pescava dalle 2 alle 4 carte massimo per ogni matchup. Okay. Sì, il tuo avversario andava dritto dritto in faccia, però quindi non è così sbilanciata come la gente pensa. È giusto, una carta giusta. Però anche poi Max. Ci sono 3 Droll. Vai. Oh, no. No, Max non è giusto. Max non è giusto. Perché già... se io parto prima e faccio full combo e ti faccio Max, hai perso matematico, capito quel discorso? Sì, però è solo questa la differenza. Ok, ma perché in Giappone se la godono con Max a 3? Tranquillamente. Io penso che non possiamo capirli i giapponesi, perché i giapponesi giocano quel tipo di Yu-Gi-Oh da tanti anni, sono abituati a giocare a quel tipo di Yu-Gi-Oh. E come se, ti faccio un esempio, non so se è pratico, come se all'improvviso nel calcio tolgono il fuorigioco. E in un altro campionato, tipo in Giappone giocano senza il fuorigioco come regola, e da noi c'è il fuorigioco, e tu dici ma loro giocano tranquillo senza il fuorigioco, ok? E prova a levare, a intromettere di nuovo Max C in formato dopo 10 anni che manca, 7 anni, quello che è, e a stravolgere l'idea del gioco. Per me è infattibile, è impossibile. Cioè, capisco che i giapponesi sono abituati, ma io penso che noi impazziremo. Noi perché l'abbiamo usato per tanti anni e non è mai stato un problema. Io mi ricordo all'epoca ci sono stati meta in cui lo giocavi di side, perché non, base non ti serviva così tanto. Contiamo che tutti i meta
Under 2017, prima del 2017, non erano mai stati giocati a pieno del loro potenziale. Non so se tu ti sei reso conto, i retroformat come Edison, Goat, Hutt, le liste che stanno giocando ad oggi, la conoscenza che abbiamo oggi, sono completamente diverse dalle liste Allora. C'è Goat Turbo, Vaio Turbo, cioè sì, Goat Turbo. Esatto. Sì, Chaos Turbo. Esatto. E quindi io penso che se l'argomentazione all'epoca Max si giocava il side, secondo me era derivato dal fatto che testavano molto di meno. E lo Yugi del 2014, del 2015, anche del 2016 non era lo Yugi di adesso, e un Max C non era così impattante. Beccavi Zodiac, facevi Max C a Zodiac, lui faceva Trident Pass, che era anche la sua handboard Trident Pass alla fine, capito? Sì, sì. Adesso fai Max C a Snake, fa Tempio Pass, non è la stessa cosa, capito? Se per Zodiac Trident era parte della sua handboard finale e quindi lui chiudeva qualcosa, ad oggi Snake basso è persa. No, no, ma dipende anche dai mazzi che poi vengono creati. Nel senso, se tu crei un'infrastruttura di mazzi che Max C li devasta in due, ovvio, tu non ci puoi rimettere Max C all'interno del gioco. Se tu crei un'infrastruttura di mazzi che comunque giocano più lentamente, non fanno pescare 62 carte all'avversario, Max risulta molto meno impattante. Ma come fai? Cioè, come fai a creare un... Cioè, è molto più complesso per me basare il game design attorno a Max che senza Max C. Ti faccio un esempio: Rescue Ace, per secondo me è un mazzo fair. Rescue Ace, cioè in che senso fair? In generale è un buon T1 da avere in formato quando è stato full force. Sì, era buono, esatto. Cioè, era giusto, faceva la sua combettina, metteva le 4 set. È molto più semplice avere un game design su fare tante summon che non portano a niente, perché Rescue faceva tante summon che non portavano a niente, semplicemente a setupparsi le 4 trappole. Ah, ok. Che rendere i mazzi più lenti, ma fare molto molto efficienti quelle poche giocate che fanno. Ok. Non so se sono stato chiaro. No, ho capito. È molto più difficile farlo lento il gioco, perché sì, dovessi stampare carte che hanno un'efficienza assurda e le fanno in poche mosse. Il problema è che adesso ci sono carte con un'efficienza assurda che fanno anche più cose. Non lo so, cioè io per esempio questa cosa non sono d'accordo. Cioè, quali sarebbero le carte che hanno... Per me gli engine adesso al loro tempo non sono stati forti come altri engine in passato. Snake non è minimamente un tier nel suo formato, non è minimamente uno sprite più forte. Tier è un altro discorso. Tier si fondeva con qualsiasi cosa uscisse. Cioè, tu potevi far uscire la carta più inutile del mondo e Tier trovava un modo per ibridarsi anche con quella. Sprite, però, no. Anche Sprite. Sprite forse con Elfa. Ragazzi, forse voi non ve lo ricordate, ma Sprite tuttora è un engine fortissimo che sì, quando si può si flasha, ma Sprite faceva normal pezzo special blu, metteva 12 indicazioni. Faceva doppia rana con Elfa, con double cost diventava tripla rana. Nel turno avversario Elfa rendeva, tra l'altro ci dico, dimentichiamo che Elfa rendeva intargettabili i mostri che puntava. Per fortuna non abbiamo avuto Max C, perché era searchabile in Sprite. È per quello che Tier doveva Sprite essere più forte di Sprite. Esatto, Sprite era T0 in Giappone rispetto a noi, perché searchava Max C. E quindi io penso come engine, nei loro meta, Snake non è tra i T1 più forti mai esistiti, ma neanche lontanamente. No, Snake sicuramente è fortissimo, ma c'è stata roba più forte. Cioè, te lo ricordi, yeah. Pepe? Per forma no, Pepe, una settimana è durato Pepe full force in TGC. Una settimana. Tu non so se ricordi, Zodiac combo ship, Zodiac no, con la combo pecora. E Zodiac era quando, monocarta, quando era tornato dopo, quando c'era Zeus? All'inizio? All'inizio si giocava Norden con fusione sostituto. In pratica lui da monoratto, che aveva 3, sì, pescava 3 carte, si tappava Trident e quindi finiva il turno con tipo 8 carte, perché sì, c'era Norden sbannato e di toro poteva aggiungere la Luna Light, che aggiunge magia polmerizzazione, aggiungeva fusione sostituto che fondiva da terreno e evocava Norden e bornava pezzo, faceva degusto Emerald e lo faceva 3 volte questa giocata. Ok, però tipo da Zodiac in poi è stato più un one card combo. Cioè, le one card combo sono partite dalla magia Zodiac, che attivi, spacchi e poi fai tutta la giocata, e sono cose che sono venute anche più avanti. Prima di quello non c'era. No, cioè, c'erano le due carte combo. Ok, nel senso servivano più pezzi per poter far tutta... Servivano due pezzi nella maggior parte dei mazzi. Interni ti faceva combo FDK, in pratica aspettava tre barrier in turno, sì, con due carte. Tre barrier e frattura. La counter, esatto, tre barrier e frattura con due carte. E la stessa cosa era tipo Wind Up. Wind Up faceva combo FDK con due carte,
Shockmaster più Papil Operative più tutto il setup con solo Mago Shark o Tour Shark anche partiva il Shark Pablo. Yugi è sempre stato così, ragazzi. Io vi ripeto, il power level di Yugi da che ricordo è sempre stato altissimo. Mai stato nei loro tempi è sempre stato definito il peggior meta. Ogni meta. No, ok, questo. Ogni... Non so se ti ricordi Necrotz, uscì Necrotz. Digilock, impossibile giocare. È impossibile, esatto. Winda, uscì Shadow. Ragazzi, Winda, una special per turno, impossibile, non possiamo giocare più. Clifford, tributi 3, evochi il palo, come fai a giocare? Possibile. Esatto, e quindi questa discussione del power creep, game design, lascia il tempo che trova. Diciamo che allora, giocando Edison, anche mi rendo conto che, cioè, io posso fare mono giocata e comunque continuare i turni successivi. Cioè, io col passare dei turni mi costruisco tutta la partita. Adesso è io in un turno mi devo costruire la vittoria. Questo è vero. Forse... Questo è vero, però Edison che ho citato è un meta di passaggio di tanti, non meta fantasma, non esiste. Meta prima, mi pare, il meta dopo sarà Trishula FTK, mi pare quello che poi è tre carte con 5 centri. E il meta prima era Teleded, quindi cioè capì? Stiamo a parlare, mi pare che c'era, no, c'era Rana FTK il meta prima, sì. Allora, sbaglio, gli FTK ci sono sempre stati dall'alba dei tempi, quindi diciamo quando la gente dice il power crypt è aumentato, cioè non è proprio il power crypt ma il fatto che ti si restringono i tempi della costruzione a partita. E se adesso lo dici, l'hai detto pure te, durante tante partite hai fatto hai UTK'ato, oppure anche Tenpai parte di Pydra e l'obiettivo è UTK'are, io mi potevo permettere una volta Cyber Naga e Evoco Passo perché ti blocca, cioè cos'è, se mi attacchi la banno pesco uno, adesso non mi ricordo bene. È vero, ma un'altra mia considerazione è che in alcuni formati dove c'è questa sensazione di giocare più tempo, il 90% dei game che stai giocando sono partite compromesso perse, che anche se il tuo avversario materialmente non ti può chiudere, tu hai già perso, stiamo giocando, è una sensazione che ti dà tanto se giochi a Magic. Giocare a Magic a livelli alti ti rendi conto che la durata dei turni non equivale alla durata di gioco che stiamo giocando. Probabilmente tu hai perso 20 turni prima, semplicemente stai aspettando di morire. E capisco il tuo discorso, una cosa tipo del gotto. Di gotto può dare queste sensazioni, sì, di partita lunga, partita giocata, ma se le vai a analizzare molto bene, io l'ho fatto con dei ragazzi che sono appassionati di gotto, che io un periodo volevo giocarci e mi rendevo conto che la struttura di Yu-Gi-Oh! Che è senza limiti di mana, quindi non ci sono i turni perfetti da giocare, ogni turno può avere 10.000 scelte diverse, anche se il tuo mazzo ha un power creep basso rispetto al giorno d'oggi, però in quel meta sarà sempre una partita già condizionata. Un esempio, il mio avversario in gotto che risolve Trinità prima di me, ok, risolve scartando i draghi eccetera, la situazione è talmente di vantaggio che anche se per chiudermi ci metterà 10 anni, la partita è già compromessa. Cioè non so se ricordi, se tu giocavi con Perim nel 2014-2015, sì. Quando, capitavano partite dove tu pensavi di poter ribaltare, alla fine perdevi ai turni addizionali. Quando hai perso c'è qualcuno che ti commenta da dietro e ti dice: se avessi concesso qualche turno prima adesso staresti giocando G2. Ma cioè, non so se ne hai mai sentito questa frase. No, all'epoca, per quanto comunque andava più per le lunghe, ti dirò che non, quando arrivavo al tempo, cioè già due partite erano andate, era già la terza, non mi capitava, cioè con lo Yugi moderno adesso mi ritrovo a ok, è fine partita e ho quasi finito il tempo. Fine prima partita, mentre all'epoca ero già più avanti, che poi nel senso c'erano i turni addizionali e mi sembra c'eravamo anche 4-6, non mi ricordo, no, 6 turni addizionali, mi ricordo. Sì. Vabbè, anche perché all'epoca le partite si giocavano a mazzi tipo un po' bear deck. Sì. Se il tuo avversario era molto aggressivo come giocatore, non sapeva gestire bene le risorse, te le tirava anche a te, te le faceva finire molto velocemente anche a te, quindi ci sta che le partite erano finite di pesco passo. Adesso invece con tutta la gestione delle risorse, quindi anche un giocatore mid ha così risorse in modo abbondante, ha così tante risorse che è difficile che le spreca e va top deck. Cioè, negli anni che mi dici tu, quante volte ti sei ritrovato a top deck e quante volte sei trovato a destra top deck vero? Sempre le situazioni di gioco di ci lanciamo alla top deck, quasi mai penso ultimamente. Cioè, o perdi matematicamente o la situazione è stallata, dove avete giocato da fare. Siamo dilungati tantissimo, sì. Mi sono perso anche da dove eravamo arrivati. Sì, no, tipo stavamo parlando della side. Poi io ho detto, ma... Side.
Max Chi, sai che potrebbe tornare. E poi abbiamo perso totalmente l'idea di giocare non Nibiru, Droll Decide. Ok, non giochiamo Droll Decide. Droll ormai è una carta... Ma giocavi Droll Decide? Sì, non dobbiamo giocarla. Ok. Io giocavo, li giocavo e non li avrei giocati più. Cioè, se tornassi indietro non li giocherei. Giocherei Judgment. Ok. Ero già troppo forte con il second. Non mi servivano altre carte. Quando non le avevo neanche messe matematicamente. Perché alla fine ho stato sempre 7. Ho 3 second, spolverino contro il team matchup e 3 mulchurn. Sono una scelta sbagliata. E vabbè, 3 second e spolverino per skill drain. Le back removal post side giochino sempre. E senza arrival lì per avere win condition quando partivo prima. L'extra molto standard. Le uniche due carte non standard che potete vedere sono area libera al posto di Berrice. Ma perché semplicemente è un extend da cimitero di Reborn, fa lo stesso di Beatrice, ma è più facile da setappare conseguenza perché vuoi due demoni generici, cioè che siano dello stesso attributo, però è molto più facile da setappare rispetto a due livelli 6. Mm-hmm. Anche se gioco 70 digital vivo è molto più semplice, anche perché Real Eater non è un consumo di body, mentre Beatrice è Almirai è una carta che non si vede tantissimo nelle liste, qualcuno gioca, qualcuno no, ma è fondamentale. Uno, perché ti serve una giocata diversa da avere un demone a terra, quindi a volte capita dove order can be varie situazioni strane dove l'extra diventa completamente giallo. E due, perché un free access a SP, inoltre, oltre al motivo che si gioca per la combo, che si fanno perma su gioconi la puoi debonare di, ma più che altro se in questo matto se fai STP puoi voti cappare. Ok, capita molto volte. Ti stai piegando, stai perdendo. Dopo 50 minuti presto sto un po' col collo. No, tranquillo, basta che non memori qua, per il resto va tutto bene. Okay. Adesso volevo farti fare, molto veloce, tranquillo, non ti terrò qua un'altra mezz'ora, una tier list su tutti i mazzi che sono stati portati all'evento, per capire effettivamente secondo te se ne valeva la pena portarli, quanto sono forti e se di base potevano essere un'ottima alternativa a Yubel. Vai, va bene. Allora, bene, partiamo con Drytron. C'era, confermo, c'era chi l'aveva portato. Ti confermo anch'io, un mio amico di team ci ha perso. Non è entrato in top per un Drytron, ha preso X3. Ok, abbiamo comunque S, A, B, C e D. S è il mazzo più forte. D. B, come mai? D. D, poverino. Sì, ha fatto il suo tempo, una meccanica vecchia. E sicuramente pre-torn o shifter ti ammacca. C'erano tantissimi mazzi che lo giocavano. E prima di giocare il torneo, tutti quanti pensavano che Droll sarebbe stato molto presente all'evento. Quindi non era una scelta da fare, sicuramente. Già da prima di come è andato all'evento. Se tu prima pensi cosa porto, ok, Drayton perdo da Droll e anche da shifter, non lo gioco. Comunque i supporti che gli erano arrivati, cioè, erano anche mezzi simpatici, quindi... Sì, erano simpatici, però il mazzo, la sua meccanica è quella. Le carte da cui muore, ci muore sempre. Ok. Poi, passiamo dopo, abbiamo Moschetto Magico, che penso con ovviamente tutte le versioni che esistono. Ok, se le consideriamo con i Fensmith... Sì. Se lo giochi molto bene, il più basso dei... forse il più alto dei... C, perché è una buona sinergia con i Fensmith, fattore sorpresa. Però dici con però, con i Fensmith c'è roba migliore. C'è roba migliore con i Fensmith e c'è roba migliore con i Second. Poi abbiamo... Devi essere molto molto confident per giocare questo mazzo. Dice è difficile? Sì, è molto difficile. Ok. Cioè, tutti i Going Second, eccetto Tenpai, sono molto difficili. No? Vabbè, Tenpai quello fa. C'ho un amico che è andato al nazionale e non l'aveva mai usato, non sapeva neanche come funzionasse. Ha imparato la combo buona. E stava andando pure bene? Poi sì, così. Per colpa mia, Day 1 è arrivato in ritardo, ha avuto un game lost. Il giorno dopo voleva dormire e è andata così. Poi abbiamo... Gli devi una cena. L'ho fatto dormire con me, cioè già ha ottenuto quello che voleva, scusa. A posto. Sprite, ovviamente è la versione più forte. Considerando la versione migliore? Penso i Runic. Non lo so, se forse pure in questo momento del formato. C, anche lui solido, anche lui perde dalle carte che tutti ci aspettavamo. Quindi quando vai a scegliere... E inoltre Sprite aveva il problema che sotto Dark Rule and Armor, un'altra carta che tutti quanti ipotizzavano molto presente all'evento, non riusciva a doggiare molto bene e ha un going second pessimo. Vai. Ok, vabbè, praticamente lo spegne. Poi abbiamo Pureli. Pureli, non molto. Cioè, con Phantom informato, Numaro non era così forte. Con tutte le HT informato, non l'avrei giocato. Andrei... Anche Pureli, anche in C, comunque è molto più valido di Drayton, sicuramente. Okay. Poi abbiamo Runic.
Runic Stun io lo metterei più alto di B. Ok. Perché fa comunque il suo mazzo solido. Se vince i dadi e il giocatore che è di fronte lo sa giocare bene, le ruba le partite forti. È uno stun molto forte. Melodius invece. Melodius più alto dei C. Il più alto dei C perché è un mazzo solido. Si vede che i supporti lo fanno performare come se fosse un mazzo moderno, anche se non lo è. Però non ha carte sbagliate. Quando un mazzo non ha carte sbagliate, 12 turni non te li fai. Vabbè, primo movimento non è male. Non è male. Il problema non sono le carte che ti fanno arrivare a mettere board, la board che a me. Ok. Pure con 6 secondi è difficile. Quindi cioè, dici è difficile per il livello. Runic più forte? Molto più forte Runic. Infatti sono stati molto più top di Runic. Melodius è 70-0. Ok. Poi Hero c'era. Non... Io ho messo un Dark Law lì perché... Hero è la follia. Di, ma spero che un giorno potrà essere una S. Dai, guarda. Io, a me Hero piaceva quando era... Dark Low passo con tipo pieno di set. Proprio quando era meta. Quando era uscito lo Structure. Era una cosa bellissima. Poi sono usciti 60.000 Hero. Fu combo infinite, basta, non sono stufato. Tra l'altro è una versione molto forte, fece anche un sacco di top nel suo meta, quella versione che dice. Sì, poi tipo io sono andato a un nazionale e ci avevo messo pure Corruzione Oscura, perché obbligavo l'avversario a pescare e poi per far partire Dark Law. Sì, all'epoca c'era anche Bahamut e Rana, se non sbaglio. Sì. Chiudeva Dark Law, Todd, fortissimo. Bel mazzo, Herobit. No, Herobit, Herobit si parla di un'altra epoca. No, è la versione originale 2010 di Herobit. Quella successiva era Dark Law Beat, ma era comunque quella. Era uno stun che metteva un body forte a terra. Ce la possiamo vedere in quest'ottica. Sì, quello, e poi tanto c'avevi anche Acid, finito. Acid, la combo contro Clifford. Setto pezzo, Bubble Man per farlo spaccare, Coled cambio di maschera in end. Addio. Ah, con le fragrance e i mistake di main. Mamma mia, che bello. Fortissimo. Poi, Salamangreat. Salamangreat, prima Defiantsmith. L'avrei messo in B con i Fenrir Smith in C. Ti forzano troppo la board. Però meta nazionale era un buon mazzo. Vabbè, poi anche i supporti non erano male. Il set era un po' una merda, però ok. Poi abbiamo Tier. Tier. Sì. Tier sarebbe stato molto forte se avesse avuto un extra di 20 carte. E anche lui C. Mazzo. Il problema di quello del mazzo in questo momento è che non sa come vuole chiudere la sua board. Anche con i Fenrir Smith ti obbligano troppe carte di extra. In è decimato. Io adoro Tier e l'ho testato per questo evento, per l'Euro, lo volevo giocare, ma davvero hai pochi slot di extra, non può performare alla meglio, secondo me. Ok, dici che è l'unica, cioè, per ritornare a essere forte, a parte Kit Kalos, mi sembra, dovrebbe avere più roba di extra. Per tornare a essere forte, no, dovrebbe fare in modo di non utilizzare engine che gli rubano 6 slot di extra. Ok. Cioè, avere Kit Kalos lo fa diventare subito, secondo me, T1, perché le carte Tier sono le carte più forti del gioco mai uscite, secondo me. Il problema è che se per fare immagino 8 usi 6 carte di extra, poi cosa metti in board, capito? Sì. Cioè, come chiudi questo field? Non puoi chiudere niente. Poi quello è il problema. Sì, sono d'accordo. Poi abbiamo lì Diviner, ma solo perché non ho trovato una foto di una carta voiceless. Voiceless. Ah, B, solido. Non lo porterei a un evento di 12 turni, però è un mazzo con una meccanica nuova. Cioè, si sente che è nuovo, che ci sta. Eccolo. Bello, pulito. Poi, Mannadium. Sì, qualcuno ci ha provato. Di poverino. Credimi che pensavo che Mannadium fosse da BC anche full force. Figuriamoci adesso. Poi Rescue Ace, il mazzo di Fire Force. B, poteva essere una bella cool Rescue Ace. Nessuno se lo aspettava. Tutti quanti si tappati per i board a mostri. E tu andavi lì, settavi il tuo set 4. L'ho anche testato. Poteva essere una bella cool Rescue Ace. Andiamo avanti, abbiamo Tribri. Di poverino, vabbè. Ecco. Ai suoi tempi era fighissimo. Sì, poi adesso gli fai un non più sovrano scuro, per dirlo in italiano, e non ma esiste. Ma puoi fare anche, la cosa più triste è che puoi fare anche tutta la combo, cioè, ti fa troppi meno per fare quella combo. Ma poi anche... alzabile, Shurig non fa più niente. Ma poi di base anche un Evelyn esplode, quindi... Allora, abbiamo Kashtira. Puro? Sì, no, puro, con mille salse, come preferisci? B, l'engine Kashtira è sempre un mazzo, sempre valido, può
mettessi shift, proprio mettessi poi slide più di su. I cash tira su carte, sono carte fortissime. Ok, poi abbiamo Snake Eyes. Attento dove lo metti perché potrebbero apparire degli insulti qua allora, sotto. Allora, Snake Eye, io non considero nessun mazzo in questo momento da S. Okay. E quindi Snake Eye lo metto in top, in A. Ok. E vi spiego il perché. Perché Snake, per quanto è solido, è anche un mazzo lineare. Cioè Snake ha le sue difficoltà, ha dei brutti matchup contro i mazzi generici, i mazzi rogue, e ha un brutto mirror che diventa quasi sempre uno spararsi in HT in testa, e abbiamo visto che non ha performato bene all'europeo. Cioè, nel senso, c'erano 24%, c'è stata una buona conversione in top 64, ma poi in top 64, quando si sono scontrati ogni volta con un mazzo montato bene per l'evento, hanno sempre uscito. Cioè, quasi sempre, se non erro, è andato avanti Snake quando ha preso Mirror. Ok, dici funziona meglio lì che con il matchup con gli altri mazzi. Sì, tutti quanti pensavano che con i Fiend Smith rompeva il gioco, non si poteva giocare altro, invece no, secondo me per nulla. Diciamo che statisticamente è un mazzo da S, ma per il discorso era una tier list di quello che avrei portato o cosa pensi sia valido portare Snake era impelagarsi nei mirror e perdere tutti i rogue, ogni shift che ti tirano perdi. Ok, io ovviamente non mi prendo responsabilità, ragazzi, scrivete nome e cognome suo e tra parentesi insulto generico. Comunque quello che fa molto ridere è che di base hanno vinto, cioè ha vinto, è arrivato secondo, uno un mazzo che costa boh con la ristampa di Trident 35 euro, e l'altro che boh Lara è scesa quindi costa 150 perché comunque Elder sta 10 euro. Quanto costa il reparto, com'è che si chiama, Finsmith, oppure tutto il resto che serve per Snake Eyes? 350 per il reparto Finsmith. Beh, quindi di base il mazzo più che costa di più non è il più forte. Yugi non è mai stato un pay to win, sì, questo lo possiamo dire, sì, è stato un pay to play. Bene, ovviamente la gente sotto nei commenti che me lo scrive ogni tanto, eh. Yu-Gi-Oh! Pay to win, Yu-Gi-Oh! Ha le com'è che si chiamano? Le short print. Bene. Questa cosa tra l'altro non è vera, perché l'hanno annunciato adesso le short print e non le annunciano, Konami sarebbe perseguibile per legge. Sì, ma che poi Konami ha annunciato tanti anni fa che le short print ci sono solo nei side set, non nei main set. Quindi Lara è short print perché non esce, il sincro barriere di ghiaccio non esce, poi ce n'era anche un altro. Uno di fuoco, Phantom of Hubel e short print. Anche se secondo me ne sono usciti tanti, cioè... Sì, ma lo devono sempre menzionare da qualche parte. Devono dare sempre questa info in qualche comunicato che in quel set ci sono le short print. Ok, cioè loro non possono dirti che non ci sono se ci sono. Mm-hmm. Cioè, io so che non è legale fare una cosa. Per dire, io sento tante persone che mi dicono ma incisore è short print? No. No, vi assicuro che non è così. Mamma mia. Ho aperti a molti che sono aperto, non è così. Sono tre a case, molte le site. La gente sotto nei commenti al video anteprima con Konami di info, tutti che merda questo set, guarda, è tutto short print, non esce neanche il cazzetto dei tempai, che sta a 6 euro adesso, se non 5. Bella la community di Yugi, ragazzi, è tossica. Voi siete tossici, te lo dico chiaro e tondo. Chi fa così siete proprio tossici. Poi abbiamo Tempai per me è tira pieno, solo perché non penso che siano tier 0 vero in questo formato. È fortissimo, mazzo validissimo, vince contro tutto. Non è gestibile Mirror Match, perciò non l'ho portato. Ok, poi il Mirror Match è davvero una cosa RNG assoluta. Ok, poi passiamo a, penso, il mazzo più bello che c'è adesso. Costicchia relativamente, però ci sono delle bambine con i capelli bianchi, quindi praticamente per me sarebbe tier S. Ovvero White Woods, troppo bello. Okay. Abbiamo testato anche questo particolare tanto, B. Beh, gli manca qualcosa, si vede che gli manca qualcosa. Cosa per andare secondo okay. Cioè, splashato con l'engine runic va bene, ma l'engine runic, più andiamo avanti, più si vede che è vecchio. Come engine. Si sente che è vecchio. Diciamo che probabilmente con la prossima espansione forse potrebbe uscire qualcos'altro. Con Yazamina forse potrebbe dire la sua. Okay. In un meta senza macchi come il nostro. Poi abbiamo, questo mi sfugge il nome, Mimigul. Mazzo crazy Mimigul, bellissimo. Ha fatto un sacco di top in America. Dove lo butto? D? Non l'ho mai visto giocare, C, perché ha fatto un sacco di top. Ok. Top di doppereggio. Vabbè, diciamo è un buon mazzo da un livello mid dei tornei. 6 turni. Sì, 6 turni, 5 6 turni. Poi abbiamo... Sicuramente meglio di Drayton. Sì, questo sì. Poi abbiamo Mementlan. Memento B. Se non è una banned, sì, è valido come mazzo. Ha fatto anche due top, sia al nab, mi sa che ha toppato sia al nab che al leo. Ok. Sono sicuro. Mazzo solido, gioca bene con i Fiendsmith, avrà dei supporti in futuro. I supporti erano già usciti? O mi sbaglio io? No, esce anche...
esce anche un altro da Rising of, da Rage, da Rota, okay. Scusami. Esce okay. anche un altro lì. In più prende dei supporti, se non erro, indiretti da altri archetipi, come Goblin, una spell Goblin, mi pare che si gioca 3x. Ok. Poi abbiamo Labyrinth. Labyrinth solidissimo, penso. Se non fosse che perde tanto contro Engine di Snake, penso che sia l'unico mazzo che perde dall'Engine di Snake. Lo metto alto tier B. Cioè alto tier B, i mazzi in alto tier B sono tipo il T1.5. Ok. Diciamo. Dopo diciamo, nel caso alla fine diamo una sistemata per vedere se c'è qualcosa che va. Magari se le dividiamo con 0, 1, 1.5, 2 rogue è anche più semplice. Ok. Poi abbiamo un altro mazzo molto sorprendente, ovvero Ritual Beast. Fortissimo. La gente non l'aveva capito. Sì. La combo pro rossa è fortissima. Il giocare shift e abusarne in modo così come lo fa lui è molto forte. L'unico mazzo con cui ci ho perso. All'evento ho perso solo da Ritual Beast. Gimmick ci ho perso per colpa mia, però per Ritual ero anche concentrato. È un brutto matchup. Ma Ritual è molto solido. È anche difficile da giocare. Cioè la combo è lunga. Sì, la combo è lunga. Ma la cosa difficile di Ritual è andare secondo. Mm-hmm. Perché la combo tu la impari. Cioè la combo ti metti a casa e la fai. Il problema è ricordarsi che non puoi specializzare i pezzi due volte nello stesso turno quando vai secondo. Ce li perdi sicuramente. Comunque sì. Secondo me è uno dei T1, il meno forte, perché il meno consistente dei T1, però è fa parte dei top 4 e secondo me lo vedremo anche al mondiale. Dipende poi dalla banned. Dalla banned, sì. Poi abbiamo Despia. Tanto per dai, buttiamolo lì a posto. Despia non è il suo formato, tutti questi B stanno in formato. A B, cioè un T2. È un T2B, basso, medio B, perché comunque il suo fa B. Sempre. Sì, sì, B. Pensavo me lo buttassi in... Lo butterei in D perché non mi piace. Però Despia è da B. Cioè c'ha comunque la puppet, però con tutti questi beast che la risolve. A posto. Jubel ce lo teniamo per la fine. Vanquish Soul. C. C. Posto. Puppet. Gimmick Puppet, quello con l'FF di K. Sì, proprio lui. Un T2, medio B, solido. Per il suo. E Jubel. Jubel lo mettiamo in S perché è il mazzo preferito. Lo considero alla pari di Snake come forza, molto più complesso da giocare. Diciamo che doggia meglio le HT, però più o meno siamo lì. Cioè, S per la preferenza, ma i 4 che ho messo in A per me sono tutti T1. Poi c'è chi più portato e chi meno portato, ma se giochi uno di quei 4 a un evento grande puoi fare bene se giochi bene. Quindi cambieresti qualcosa proprio a livello di ordine qua? Allora, diciamo che primo Snake per quanto è portato, quindi va rispettato. Sì. Secondo Tenpai, perché è quello più problematico da giocarci contro, ed è il secondo più portato. Terzo Jubel, perché comunque è un going secondo migliore a Ritual. E Ritual quarto, perché ha due carte scorrette, ha Protoss e Shifter. Okay. E non puoi non tenerne conto, soprattutto se ti arriva secondo all'europeo. Sì, abbastanza. E poi adesso la gente deve rispettarlo per forza. No, perché ha dimostrato di valere qualcosa, e non solo sì. A livello economico. Poi vabbè, il resto ragazzi più o meno, diciamo, è T1, T1.5, T2 e for fun, dai. For fun, poverino. Sì, diciamo che gli alti B sono mazzi che hanno tornei come regionali, da 7 turni li potete portare tutti. E potete anche vincere il regionale. Cioè, ti si deve cacciare la burro, fai shift tutti i turni e vinci tutte le partite, non è questo il punto. Poi se devi giocare un torneo grande, io consiglierei 1-2-4 in questo formato. E sconsiglierai Snake. Come mazzo non te va proprio giù. No. L'ho giocato al nazionale, sono rimasto malissimo. Snake, tutte le partite che perdi, le perdi perché non è colpa tua, perché non puoi farci niente. Cioè, prendi 2 HT e perdi, fine. Non è che puoi giocare meglio o giocare peggio. Io odio quando non posso... La skill non incide sulla mia partita. Sono d'accordo. Bene, adesso andiamo alla parte finale, che è già passata 1:16 e non voglio tenerti qua 6 giorni. Parliamo adesso del mondiale. Allora, okay. Voglio farti ovviamente... congratulazioni, perché non è un risultato soprattutto scontato, visto che da quanti anni è che un italiano non ci andava? Tanti. Non lo so, sai che non lo so, non penso tantissimi però. 2010, quando è andato Simoncelli? 2018. Boh. Con Meta Gouki. A parte 2018. Che 2018 sono 6 anni e non so pochi. Ragazzi, ho fatto 18 anni nel 2017, per me sembra ieri. Nel senso. Quindi, sì. E ovviamente... No, non ricordo precisamente se
però penso che post-Covid non si sono mandati. No, no, post-Covid no. Perché si è fatto in Giappone un po' di anni e mi sembra non ci è mai andato nessun italiano. Quindi gli ultimi due anni, questa è la prima volta che ritorniamo ai mondiali italiani. Adesso senti un po' di ansia addosso, perché devi rispettare le aspettative che la gente si genera su di te. Comunque sarà fatto a Seattle, a Washington, il 7 e l'8 settembre. È strano comunque che non lo facciano d'estate come gli altri anni, ma skippi tutto a settembre. Però, vabbè, scelte loro. Strano, e ti posso dire che anche l'anno scorso fu strano. L'anno scorso lo fecero a luglio, se non erro, perché l'Europeo fu a giugno. E allora, forse, no, i nazionali normali. L'Europeo forse a inizio luglio e fine luglio. Sì, tipo il 30-30 sì. Ci fu, io sbagliai i biglietti, non ci andai perché sbagliai i biglietti. Convinto che fosse il 30 luglio invece il 30 giugno. Andai ad Amsterdam a fare una vacanza così. Meme della mia community. Sei ovviamente andato ad Amsterdam a vedere i musei. Sì. E quindi la domanda è: come ci si prepara a un evento del genere? Perché di base, cioè, il torneo sarà tra un mese, ma la banned è differente perché sarà unione con quella giapponese. In più potrebbero esserci anche altre modifiche che ovviamente ancora non conosciamo. Ci sono due modi di prepararsi. Il primo è prepararsi in largo anticipo, quindi provando a sovrapporre le due banned, quindi facendo un lavoro di meticoloso, sovrapponi le due banned e tieni per difetto la carta nella limitazione più importante. Testi tantissimo, però secondo me è distruttivo, okay. E potrebbe non servire a nulla, perché poi la Konami decide, non ti dà delle certezze. Ma non dice che forse la banned facciamo così, domani così può svegliare e dice vabbè la banned è qua, ti dici non succede, ma può farlo. È capitato spesso che la banned era leggermente diversa dalla sovrapposizione. Il problema è che il leggermente diverso può cambiare tutto lo stato del torneo. Lì sono 28-30 giocatori, tutti fortissimi, e quindi se tu ti prepari male vai malissimo, cioè penso, se tu sbagli metacall esci subito dal mondiale, penso, cioè, quindi quello che penso io per prepararmi, mi sto sia guardando i vecchi meta OCG, di come possono giocare i ragazzi dell'OCG, il loro modo di giocare, e anche perché io penso che quando escono i pairings, se tu vedi che il tuo avversario è meta OCG, devi sederti e giocarci contro pensando che gli farà delle gioie diverse da come sei abituato. Mentre se PGC giochi un po' più sciolto, che sai come giocarci. Sì. È fighissimo questo torneo, giocare con una persona che ha tutta un'altra mentalità del gioco, secondo me è incredibile. Io mi preparerò quando uscirà la banned. Ma di base qualcosina già, non è che hanno spoilerato, ma sappiamo già che non c'è, tipo, cos'è che era? La Moon e poi ce n'era un'altra. Phantom Jubel. Non ci sono perché in Corea non sono stati ancora stampati. Quindi di base Jubel perde tanto. Jubel è ingiocabile. Ok, e il reparto Finsmith pure perde tanto anche quello. E adesso è da capire. Sì, sicuramente Finsmith sarà meno forte. Ci pensi due volte se mette la meccanica Finsmith al centro della tua build. Jubel è ingiocabile purtroppo. Phantom, ma possibile. Sì, più che altro è da capire quanto tempo vi darà, perché se ve la fa sapere tipo due settimane prima, testare un meta con due settimane non è incredibile. Io spero anche una settimana prima. Dici? Effetto sorpresa? Cioè, mi sento molto più preparato a giocare i meta nuovi che i meta super testati, mi diverte molto di più. Beh, ci potrebbe stare. Folle, una settimana prima, all'ultimo. Ma ti immagini se ti devi comprare il mazzo? Cioè, la gente che si deve procurare. Se vai a mondiale non devi procurare niente. Se vai a mondiale è così tante persone che tifano per te, così tante persone che sono felici del tuo percorso, che esce il mazzo per il mondiale, non è il problema. No, che no. Allora, finché è roba standard alla fine, o se tipo giochi Jubel, non ce l'hai e devi giocare Snake Eyes, te lo prestano. Il problema è se ti serve quella cazzo di carta che tipo non c'ha le stampe da 15 anni e che ti serve perché hai trovato la tech incredibile, quello potrebbe essere un problema, perché può essere che compri uno sul market che ti spedisce dopo 6 giorni. Ma paghi 10 euro in più, fai una raccomandata, penso, cioè, trovi il modo sicuramente. Te la vai con la macchina a casa sua. Esatto, cioè, ti fai un mondiale, è una cosa elitale, cioè il mondiale è una cosa che, non so spiegarlo, è troppo difficile arrivarci. Sì. Ed è una possibilità, quante volte vuoi andarci a un mondiale? Sì, Joshua, tipo, 2-3 volte, però è poco, cioè 2-3 sono pochissime come opportunità.
perché di base, ok, hai fatto tanti buoni risultati, però non c'è quel tipo, non è, il nazionale non l'hai vinto, quindi già quello è un traguardo grosso. Immaginati che hai fatto lo step successivo, che non hai vinto il nazionale, hai vinto l'europeo e stai con i giocatori più forti al mondo. Sì, è quel tipo di cosa che devi andarci lì con sicurezza e con calma, perché altrimenti rischi veramente di mandare tutto in caciara. E poi io sarei molto contento se vinci, perché o te o... meglio te, perché Esteban non risponde, perché va bene. Anche perché lui ha già vinto l'euro, fa vincere a me il mondiale. Scusa, è vero. Ho visto una camerata. Hai vinto l'euro. Sì. Volevo dire, ti sei qualificato al mondiale? Guarda, qualificarsi al mondiale penso maggiore di vincere il nazionale. Soddisfazione, anche se è bellissimo anche vincere il Nazio. Tra l'altro, io la maledizione ho preso sempre il top 4. Ho preso il top 4 al Nazio e ho preso il top 4 all'europeo. Quindi dobbiamo vincere top 4 nel mondiale adesso. Che te dirò, fa top 4 al mondiale, dovresti avere comunque la price card, eh? Sì, ma non quella unica, mi sa. Però comunque non lo so. È un'ottima price va card. Bene, va bene comunque. Poi sì, tutto pagato per Washington. Tutto pagato per Washington, stupendo. Anche se non sei abituato a viaggiare fuori dall'Unione Europea come me, quindi non avevi il passaporto. Ci sono state parecchie spese, cioè non elevatissime, però il passaporto e l'ESTA, che sarebbe il visto nuovo, costicchiano. Quindi diciamo che la prima prize è volata per pagarsi queste cose. Dai, penso che Konami tanto vi rimborserà ste robe, no? No, cioè loro ti hanno il viaggio, l'alloggio, ovviamente avere o meno il passaporto è una questione personale. Cioè tu da cittadino hai o meno il passaporto, è un qualcosa che devi occupartene tu, penso. Vabbè, ci sta. Poi alla fine, per come va, alla fine è bellissimo. Te la godi come vacanza, e penso puoi raccontarlo te, non lo può raccontare nessuno in Italia. No, in Italia forse qualcuno sì, però nel senso al local tuo sicuramente nessuno può raccontare di essere... non è vero. Non è vero. E che c'hai? Sono il secondo che è andato al mondiale. Al tuo local hai un altro che è andato al mondiale? Allora, non proprio al mio local, ma nella mia città c'è un giocatore, un ragazzo che ogni tanto viene perché ha smesso di giocare, che si chiama Di Patria. Di Patria. Sì, conosco. E è anche campione nazionale, è andato anche lui al mondiale. Quindi sono il secondo, diciamo, dai. Ogni tanto lo si becca agli eventi che viene per salutarci. Dai. Non gioca più. Se riesco vorrei fare un episodio anche con lui, perché comunque lui è grande stimatore di BA e l'ho giocato anch'io e mi farebbe molto piacere averlo qua, soprattutto perché comunque al mondiale c'è andato. Sì, se lo becco ti dico. Va bene, tanto il numero mio ce l'hai, se è d'accordo. Sì, va benissimo. E va bene, Gianni. È stato un piacere, è stato anche un lunghissimo episodio. Ringrazio tutti i ragazzi che se lo guarderanno, ho fatto un po' di gaffe nel senso che ho detto che hai vinto l'europeo, mi spiace. Confido molto sul mondiale, perché cioè, sarei molto contento di un risultato del genere da parte di un italiano. E già per me quello che avete fatto in due non ha senso, soprattutto se poi tornate. Ah, hai detto che volevi fare dei ringraziamenti? Sì, come inizio video vi ho spiegato che il mio team l'ho creato insieme al mio amico Peppa. Vi voglio dire solamente che sono un giocatore io che giocava 3 mesi l'anno, spesso smetteva eccetera, e un giorno viene Peppe e mi fa: no, tu sei troppo forte, tu devi arrivare ai massimi livelli, ti ci porto io. E mi ha sostenuto, abbiamo comprato le carte insieme, abbiamo fatto i viaggi insieme, ragazzi, un anno ed è successo. Sì. Quindi poi un ringraziamento a Peppe, che è stata la persona che ha creduto più in me nel gioco, cioè in un momento dove io in passato ero comunque un giocatore conosciuto nella mia regione eccetera, lui quando è venuto da me io non giocavo più attivamente e mi ha fatto riprendere. Quindi un ringraziamento speciale a Peppe Pistacchio, per gli amici. Ok, quindi adesso, dopo il mondiale, visto che hai fatto il tuo, si smette e si torna alla vita normale. Mamma mia, sì. Dopo il mondiale succederà anche una cosa incredibile, che prossimamente sui nostri canali magari ve la facciamo anche vedere. Una promessa da mantenere. Va bene, vediamo. Okay. La teniamo segreta, sì. Neanche così tanto. Comunque grazie a te, è stato un piacere venire da te. Va bene, dai. Quindi, ok. Ragazzi, grazie. Ciao. Mille. Aspetta, un secondo, fammi salutare le persone, poi stacco. Vai. Ragazzi, grazie mille per aver visto il video, vi invito a lasciare un like e di seguire ovviamente il Cerberus su Instagram, detto bene? Cerbero ID su Instagram, trovate qua sotto in descrizione, e noi ragazzi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti! Ciao!